Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video beauty del giorno, perché l'altro l'ho registrato, ma stranamente il mio video, anzi il mio, come dire, il mio telefono iPhone 7 ha deciso di rompere le balle, ovvero di scaricarsi all'ultimo momento, e adesso mi tocca di, come al solito, di, come posso dire, di registrare da un altro telefono. L'altro lo monterò più tardi, non lo so quando, ma lo monterò. E nel frattempo vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato per questi magnifico make-up, che poi magnifico non lo so cosa direte quando pubblicherò questo video, ma innanzitutto questo trucco non so se a voi piace o meno, però valuterete voi, a meno che voi direte fa schifo, fatelo un altro momento perché così non ci fa bene, però non è così male, secondo me è bellino, dai, vedete? Cioè, aspettate un attimo, ok? A parte gli occhi rossi che ho, ma non importa, come rossetto ho utilizzato questo, me lo rimetto perché già stavo mangiando un papassino sardo, perché i papassini sono sardi, almeno credo che sia così. E mi ha un po' tolto roba dai denti che non avevo, ma vabbè, dettagli, non ci interessa. Questo è il rossetto di Ycon, Ycon Sublime Matte 604, eccolo qua, 604. E niente ragazze, tutto sommato ho utilizzato questa palette della Extra Sopix, Extra Spice, con questi colori bellissimi che sono... Aspettate che devo farvi aprire, per aprirvela. E ho utilizzato Everyday. Allora, prima ho utilizzato questo correttore della Infalibre 327 Cashmere. Questo qui, sì. Concealer, che sarebbe correttore. Soprattutto la palpebra fissa e mobile. Per poter applicare questi ombretti che ho applicato prima questo qua. Everyday, questo. Qua e poi ho applicato Romance, che sarebbe questo qua, e dopo ancora ho applicato questo qua, Mulet, questo bellissimo, vedete che colore che è uscito fuori. Vabbè, un po' scusate che vi ho interrotto. Allora, praticamente mi è aggiustato un pochettino più su l'ombretto, sarebbe questo qui, che ve lo faccio subito vedere se si apre, ok. L'ho ripicchiettato questo qua, questo ombretto qui. Si chiama Mulled Wine, questo, come il vino, vabbè, stranamente. Mi sta piacendo davvero un sacco, molto buono. Si applica molto bene, scusate, ma l'inquadratura fa veramente pietà. Poi come mascara sono andata a applicare, prima ho applicato questo ombretto qui, sempre questo. Questo qua sarebbe questo. Reputation, come si dice, non lo so, questo colore qui, su questa parte qua, vedete? Già. Poi, mascara, come mascara ho utilizzato questo qua, nulla da dire, eccezionale, mi dura, non dico tutto il giorno, ma il tempo di stare bella ordinata, truccata. Si strucca bene fino a sera il mascara, non è di quei mascara che rimane in panda, perché no, si strucca bene. Questo è il correttore, che vi dico già che da prima che mi è piaciuto. E poi come fondotinta non mi dilungo, ho utilizzato questo e mi sta strapiacendo davvero tanto. Non c'è nulla da dire, buono e mi ci trovo bene. Me l'ho sfumato tutto fino al collo, perché sennò il collo, carità, no. Poi niente, scusate, ma guardo che stati per dirvi, sta venendo giù qualcosa di allucinante, ma vabbè, dettagli, sì, aspetta che mi inchino un attimo, perché qua la luce non è il massimo, voi lo sapete anche voi. Sì, le luci sono un po' così perché il tempo sta venendo giù, il diluvio, vabbè, no comment, non voglio provocare niente, ma è così. E poi come cipria ho messo questo qua per settare il tutto,
Questa cipria di Rimmel, questa, che tra l'altro ci troverete, anzi ci vedrete già il buco, non so se si vede, ma io ho messo il buco, ho fatto un bel bucozzo e vabbè, top. Poi come illuminante ho messo l'illuminante di Make Up Revolution Highlighter, questo che mi sto mezzo cercando, vabbè, questo qui. E nastro, vedete? Ecco qua. E niente, questo highlighter è molto buono e mi piace davvero tanto. Questo illuminante, vedete? Ce l'ho qui su. Non l'ho messo dappertutto, se no mi fa effetto carta per comunità. E non mi sta bene. Blush, ho messo questo maxi blusher che è top, fenomenale. Non ve lo swatch perché tanto l'avete visto miei. Ce ne saranno migliaia e migliaia di swatch qui su YouTube. Questo è il scusate, blush, Maxi Blush Wild Card 003, questo, vedete? E questo è il blush che vedete quanto è pigmentato, molto pigmentato, bello, bello, bello. Dovete starci attenti, non ce lo dico io però, è molto, si colora molto. Scusate se prendo questa perché, un attimo solo. E niente ragazze, questo è tutto quello che ho combinato io fino ad oggi. Più tardi o domani mi vedrete, non so se lo vedrete oggi o lo vedrete domani, il video Get With Me. E quindi non ne ho idea se lo taglierò, cosa farò, forse lo lascerò così per com'è. Non lo so, ho detto ora che strafaccione, ma io con tagli non sono il massimo a tagliare i video. Quindi sì. Mi ho preparato qualcosa per non dire strafalcione, ma qualche strafalcione vi giuro che uscirà fuori. Però pazienza, ragazzi. Io a tagliare non sono granché brava. Tra l'altro, non ho utilizzato neanche questo telefono che dello. Come si chiama? Che il Galaxy Samsung AS13. Quindi con il Galaxy S13 tutto andrebbe tagliato, ma no? Con quell'altro è una parola, quindi vedrete tutto in un. Vabbè, non voglio dire uno schifo, però quasi. Sì, sto guardando fuori perché tra l'altro fuori sta per venire qualcosa di, non so, brutto? Direi di sì. Tempo brutto, o si dice qui in Sardegna? Sì, il temporale, tempo malo. Già, vabbè. Allora, questo è il mio trucco, ve lo faccio vedere. Vedete? E nulla, ragazze mie e ragazzi miei, io adesso vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo in un prossimo nuovo video. Ciao ragazze, a presto. Seguitemi su Instagram come youtuber melania_bassotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, un bacio. Aspettate, faccio una foto con una palette per far vedere tutto ciò che. Eh già, il casino ce l'avete visto? Come guardate qua, che roba che c'è? Già. E niente, a presto, ciao, a presto, un bacione. Zombie apocalypse.